Ciao a tutti, oggi iniziamo con l'ultima parte del nostro fungo e tronco. Se vi ricordate, io avevo fatto questa base qua in polistirolo, ma a parer mio meglio evitare perché essendo una base molto lunga, poi mettendo sopra il paper clay che è bagnato, la base ha cambiato forma ed è diventata curva. Quindi quando andremo a metterlo nel nostro piano balla e non ve lo consiglio, non mi piace. Poi io ho cercato di renderla dritta e l'ho rotto. Oppure se fate la base in polistirolo dovete fare tutte le parti in modo che così non si muove. Così ho pensato di farla in legno. Quindi voi potete farla in legno o anche in plastica. L'ho fatto in legno, che va meglio perché poi dovremo andare a fare un buchino. Io l'ho fatto con il Dremel, dove andrà inserito il nostro gambo del fungo e ho fatto un buco anche nel fungo. Dopo poi vi faccio vedere. Questo è rettangolo, quindi dovremo cambiare la disposizione del fungo. Poi ho fatto un buco anche in alto e gli ho messo, questo è uno essiccadente da spiedino, in modo che andrà inserito qua, poi darò la colla, vedete ho fatto un buco anche qui, un buchino e ho scavato anche un po' nella pasta, in modo che quando andrò a metterlo, vedete, viene così. Bene, detto questo, ora andiamo a colorare il tutto. Ah, avremo bisogno anche di pigmenti in polvere. Io userò questi della Pan Pastel. Sono molto buoni, hanno molto colore, però potete usare qualsiasi pigmento. Ora andiamo a colorare per prima cosa il tronco. Io metto qua il colore, ho tanti piatti per i colori, ma adesso non ne ho trovato nessuno, quindi metto un po' di colore qua e iniziamo con il nero, che il nero sarà la base sotto del tronco. Perché noi faremo un tronco, diciamo, vecchio, quindi iniziamo a colorare. Ora facciamo la base, qui ho pulito il pennello, prendiamo l'acqua pulita e ora diamo il verde qua sopra. Io uso questo verde qua. Questo lo do molto molto fluido, cioè molto acquoso, in modo che mi farà delle diciamo delle sfumature. Ora lasciamo ad asciugare, vedete che ci sono delle parti chiare, delle parti scure e lasciamo ad asciugare anche questo. Ora ci dedichiamo al fungo.
Il fungo lo faccio rosso con i puntini bianchi. Sapete, in realtà esiste un fungo rosso con i puntini bianchi, ed è molto velenoso che non si mangia, però è bello da vedere. Quindi faremo la base bianca, il bastoncino bianco, il gambo bianco e poi anche sotto, e andremo infine dopo a mettere la colla e incollarlo. Quindi iniziamo, facciamo bianco. Vedete, qui l'ho dato molto molto liquido il colore, in modo che dà un po' di anche il sotto dà un po' di effetti, eh? Ok, e lasciamo da asciugare. Possiamo già metterlo nella base, così lo facciamo ad asciugare in piedi. Prendo la colla e vado a mettere la colla qua, vedete qui, in modo da fissare bene il tutto. Poi do la colla anche sotto qua, vedete, così, e andiamo a fissare il nostro fungo alla base. Ok, in questo modo. Ecco fatto. Ora lasciamo ad asciugare il tutto, poi dopo facciamo gli altri, coloriamo gli altri pezzi. Ora si è asciutto, vedete, tutto asciutto, anche il tronco. Andremo prima a colorare la parte sopra del fungo e andremo a incollarlo. Ora prendiamo un po' di colla e così. Questo modo. Ok. E andiamo ad incollarlo al nostro ecco qua, vedete? Guardate. Ora lasciamo che asciughi e andiamo a colorare il sopra di bianco. Scusate, di rosso, ho detto che lo faremo rosso con i puntini bianchi, che è bello da vedere. Bene. Ora mettiamo ad asciugare questo, dopo faremo i nostri puntini bianchi e ora andiamo a colorare questo. Risciacquiamo il pennello. Io metto un po' di terra d'ambra bruciata. E andiamo a colorare il sopra in questo modo, molto diluito, vedete?
Vedete? Lasciamo ad asciugare anche questo. Qui ci è andato molto colore. Vedete? Tamponiamo dove vediamo molto colore, mi raccomando. Vedete? Ok. Lasciamo ad asciugare anche questo. Una volta asciutto faremo i nostri punti luce. Ora, intanto che si asciuga il tronco, con un attrezzo del genere andiamo a fare i puntini bianchi sul fungo. Quindi prendiamo un po' di colore e facciamo in questo modo qua, vedete? Così, così, e andiamo a farci tutti i punti irregolari, eh? Se non avete questo attrezzo, potete prendere la punta, il dietro di un pennello, in pratica questo, così, o anche di questa grandezza qui. L'importante è che sia tondo. Ora lasciamo ad asciugare anche questo, poi dopo, una volta asciugato, andremo a dare le sfumature con i pigmenti in polvere. Ora vediamo se il nostro tronco è asciutto. Ok. Io ho messo un po' di colore, ho mischiato questi colori qua. Vedete il terra d'ombra bruciata, il bianco, e questo qui è il, c'è scritto giallo di Napoli scuro, e ho fatto questa tonalità qua. Ora andiamo. Se è andato via un po' di marrone, non fate altro che aggiungere un altro pochettino e dare un po' di marrone. Vedete, in questo modo. Vedete? Un po' di questo colore e un po' marrone dà un altro effetto. Ok. Quindi ho messo un po' di questo e un po' marrone. Bene, ora lasciamo ad asciugare ancora. Poi andremo a fare tutte le sfumature con i pigmenti in polvere e poi andremo ad attaccare il nostro tronco alla base in questo modo. Poi qui io ho deciso che gli farò una fatina. Vediamo poi come, però intanto il lavoro finito sarebbe in questo modo del tronco e del fungo. Come ho detto, ora aspettiamo che si asciughi il tutto e poi diamo le nostre sfumature. Bene. Ora diamo i pigmenti in polvere. Io, come ho detto, uso molto quelli della Pan Pastel
oppure ho questi qua dell'Emerson, oppure ho dei pigmenti che mi sono stati regalati, in questo caso questi, vedete, da una mia amica. Ora però andremo a fare diciamo, le sfumature. Io vado, prendo il pan pastel verde e vado a dare un po' di sfumature nella mia base. In questo modo, così. Prendiamo un pezzettino di pasta di mais, bianca va bene, tanto poi non è che si veda, eh? Ok? E ne mettiamo, giriamo il pezzo e ne mettiamo un pezzo qua, vedete, facciamo così e così. In questo modo, vedete dove l'ho messa? E andiamo a fissarla dove abbiamo dato la colla e questo non si sposterà più, vedete? Vedete? Una volta che è asciutto sarà ben fissato sulla nostra base. Bene, abbiamo finito il tronco e il funghetto, ed è questo. Vedete? Questo è il nostro fungo e il nostro tronco. Qui io farò una fattina, poi vi farò vedere. Mentre voi potete fare quello che più vi piace, poi sta nella vostra fantasia a finire il tutto. Io vi ho dato un'idea di come costruire, diciamo, una scena. Qui poi potete fargli, che ne so, oltre le fatine, dei gnometti, degli animali, quello che volete. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Spero che tutti questi video vi siano piaciuti e se vi è piaciuto mettete pollice in su e iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per avere le nuove notifiche dei nuovi video che farò e ciao al prossimo video!